Io vivo felicemente la castità da quasi 16 anni di seguito, però in realtà già dall'età di 24 anni non ero più interessata perché non sono mai stata interessata a questo sesso che viene fatto nei matrimoni in una maniera quasi fosse un dovere. Viene venduto come dovere matrimoniale. Pensate la perversione e quanto è stato inculcato la morte. Chiamato come dovere matrimoniale. Per questa trasmissione che lo fa tanto soffrire, io lo so che lo fa soffrire, lo so, Donato lui è Bevilacqua, generoso, sì, ma certo. questa trasmissione lo fa Sì, questo è soffrire, vero, perché sì, ogni questo è tanto lo vero, sì. chiamano e gli dico, oh, ma hai sentito cosa Sì, hanno e detto? lui non lo sa, E lui dunque. sospira. No, lo sa perché sa tutto quello che Sì, accade no, qui. dico, non Non è che dico. lui sa Allora, tutto quello Donato che accade qua. Bevilacqua, guarito spiritualmente, così leggo qui. Caro Donato, buonasera, Donato, Ciao, buonasera. buonasera a tutti, Tu buonasera. sei guarito spiritualmente? Che vuol dire? Scusa, perché ho letto questa cosa qua, che significa? Ah, praticamente, prima di incominciare a convertirmi, a praticare il rosario, eccetera, eccetera, soffrivo molto di depressione. Soffrivi di depressione, sei guarito col rosario? Vabbè, d'accordo, per carità, può Sì, succedere. stavo un po' male di umore, non Vabbè, di va depressione, bene, livello che allora, non ragionavo bene. dunque, questo mi dispiace. Sì, Praticamente, questo dispiace incominciando a a pregare tutti. il rosario. Cioè, non ce ne frega niente, però diciamo che ci dispiace No, così. a Cioè, me dispiace perché devi dire che ti moltissimo. A me dispiace se non lo dispiace. conosci? Mi Scusa, non lo conosci, dispiace se ti uno dispiace. soffre. Ho capito, ma sta telefonando, mi dice questa cosa, un po' mi Vabbè, dispiace. d'accordo, ma Cosa ti no, devo te dire? lo Che non sei me ne già frega un sì, cazzo. perché te lo sei già dimenticato. Comunque, vabbè, No, ti mi sono dispiace. dimenticato, mi dispiace. Mi Ti dispiace se uno dispiace, ti soffre dispiace. così di queste Vabbè, cose, sì. mi dispiace. Va Dopodiché, bene, tu dì. dici la tua vita tornerà normale. Esattamente, Sì, stasera farai la tua cena con i ravioli, come abbiamo detto, con il pomodoro, con il vino rosso. Non lo so, Sì, questo non lo so, se il uno mi vino dice che sta rosso. male, mi Vabbè, dispiace. Donato, Se mi allora? dice che sta male, mi dispiace. Praticamente stavo molto male di umore, Sì. facevo una vita non buona, Sì. negativa a livello Vabbè, di legge dunque? più o meno. Ero un Cioè, in che po' senso? Eri un una criminale? Che persona. facevi? Facevo delle cose comunque Scippi, rapine, che facevi? No, livello un po' Droga, ti droga, a livello drogavi? di Un po' soldi. droga. Sì, qualche No, un po' no, no, droga. no, no, O no, non rubavi mi alla drogavo nonna? Che io. cazzo facevi? Rubavi alla nonna? Che facevi? Comunque, vabbè, Donato, che ci vuoi dire con questa cosa? Spaccio o usura? Spaccio e usura, ancora di più, diciamo, sei un Ok, upgrade rispetto a quello che ho detto. Anche Spaccio, l'usura. anche l'usura. L'usura non lo sentivo da tempo, tra i reati qua denunziati alla Zanzara. L'usura, francamente, era un po' di tempo che non la sentivo. Tu, David, ti ricordi qualcuno che Beh, recentemente abbia parlato cazzo, di io voglio dire. usura? No, e questo mi C'è dispiace uno però, cioè prima avere un criminale al telefono. Comunque, no, ormai le questa cosa pistole ovunque incredibile. in Mi casa. spieghi una cosa? Come mai nessuno chiama alla 7 all'area che tira dicendo io sono un criminale? Come mai? Oh, E soprattutto chiediti sono perché uno che ha però. fatto dell'usura. Perché tu sei il riferimento per tutta la criminalità È l'usura italiana? che è Ma molto. Vabbè, perché? Donato, allora? Praticamente Niente, questo continua. non è che ero tanto buono di sangue, Sì, ti ha diciamo, ero un salvato Gesù po'. Cristo? Chi ti ha salvato? Qualcuno? Un No, poi guaritore? Chi? conoscendo una persona che faceva delle preghiere di liberazione, mi sono fatto fare delle preghiere perché ho visto che Sì, non ma facevo un cammino però non ti hanno, secondo posso dirti una cosa, criterio. non sono le preghiere che ti hanno guarito. Può darsi che le No. preghiere ti abbiano aiutato, Mi diciamo, a sono guarire. avvicinato alla chiesa, poi Sì. dopo un po' di tempo, dato che gli spiegavo che non riuscivo ad uscirmene da queste situazioni, mi sono fatto Sì. fare delle preghiere. Si è fatto fare Facendo delle queste preghiere Sì. mi sognai a Gesù di notte. Sì, E c'avevo dunque? i piedi pieni di sangue col chiodo conficcato nei Beh, piedi. ma Io che c'entra, piangevo scusa? e Piangevi, questo era il sogno che hai fatto per uscire dall'usura, non ho capito, ti sei... Io piango qua ogni giorno senza... Vabbè, Poi allora? mi alzai il giorno dopo e mi sono alzato in un modo diverso. Però già prima di fare questo sogno, prima di fare la preghiera, mi ero molto avvicinato, diciamo, al Vabbè, andiamo al rosario, al sodo, pregare. Donato. Cioè, tu sei un ex criminale che praticava anche dell'usura, salvato, diciamo, da qualcuno che ti ha messo sulla strada di Cristo, giusto? Perfetto, Benissimo. però nel frattempo che io praticavo questo rosario, la chiesa, eccetera, Ah, ma ho eccetera, di capito, aspetta, umore. ecco, ho capito perché. Scusi, signora Giotta? Sì, Anna sì. Maria, ma sei stata tu a guarire Donato? Allora, io le ho dato altre indicazioni che poi adesso ti racconterà. Cioè,
cioè che, che indicazioni, ho capito, non è che possiamo fare la monografica, però scusami Donato, quali sono le indicazioni che ti ha dato la Giotta? Le indicazioni che mi ha dato Anna Maria sarebbero determinate cose da non fare oltre al praticare il Santo Rosario, cioè che cos'è che non dovevi fare? Non fare sempre il sesso nella coppia. Che c'entra questo però? C'entra perché facendo il sesso oltre al concepimento diventa peccato mortale, diventa anche un attimo. Ma che c'entra con l'usura, amico mio? Non c'entra un cazzo con l'usura, con la criminalità. Se, se decidi di non scopare perché sei, diciamo, come dire, no? Sei devoto, benissimo. Qui siamo, qui accogliamo tutti, ma non c'entra niente con l'usura. Ok, ti sto spiegando. Vabbè, di come altra indicazione? Praticando il rosario mi sono allontanato da queste cose cattive. Che altra indicazione ti ha dato? Poi, dato che mi sentivo spesso di umore non buono, ero sempre infelice, conobbi Anna tramite le sue dichiarazioni. Ma che altre indicazioni ti ha dato, oltre a non fare sesso? E mi ha dato queste indicazioni qua, perché ti ho chiesto altre indicazioni che io non toglievo, oltre a fare il sesso, al concepimento, al non fare tatuaggi, a non fumare. Che c'entra i tatuaggi, scusa? A mettere i profumi, Ma mettere i profumi, qual è il problema di mettere i profumi? Non è che uno non fa i crimini? Ma non è un problema, non mettere i profumi. Ma come no? Come no? Io devo andare a fare lo spettacolo. Pensaci tu un attimo, dammi una mano, perché questo dice che senza i profumi si riesce a stare meglio senza i profumi. Il profumo, se lo indossi, se una donna si trucca, se il l'uomo si prepara e si indossa il profumo, è per attirare un'attrazione da parte di una donna. Perché se no io altrimenti profumo non lo metto. E non va bene. Ma che c'entra col fatto che praticavi l'usura, porca di una gran puttana? Vabbè, devo chiamare la persona. Per favore, abbiamo sentito di tutto, criminale, qualunque cosa. Può per favore rivolgersi a un bravissimo medico? No, ma che c'entra? Un medico bravo, aspetta Anna, devo chiamare prima una persona, poi ti richiamo. Aspetta un attimo, Anna, poi ti richiamo. Ma ho un appuntamento urgente. Ho un appuntamento urgente con un signore che si chiama il pastore Christian, il mitico. Il mio mio istruttore di palestra. Vabbè, io riprenderei però con Anna Maria Giotta. Ora volevo dire una cosa, Anna Maria. È una cosa incredibile quella che è successa. Tu hai consigliato, per uscire fuori da una situazione molto grave, molto pesante, hai consigliato il ragazzo che era prima collegato di non farsi tatuaggi. Donato. E poi Donato, e poi che cos'è che non allora, ha fatto? Allora, Donato praticamente vive un'angoscia. Quando ha incominciato a ridurre i rapporti sessuali, adesso si sente bene. Non l'avete fatto parlare? No, l'abbiamo fatto parlare. È 10 minuti che ha parlato, scusami. Però lui, ad esempio, adesso ha. E si incontra con la compagna una volta al mese, mentre prima lo faceva più spesso. Ma che male c'è? Ma se uno lo fa una volta al mese, qual è il problema? Se uno lo fa di più di una volta al mese, il sesso è peccato mortale, porta angoscia, porta tristezza. Ma non è vero. Voi non l'avete fatto parlare perché lui l'avrebbe testimoniato, lui adesso si sente meglio. Vabbè, ma faremo un'altra puntata, Anna Maria, faremo un'altra straordinaria puntata perché è un caso molto interessante questo di Donato. Ma non ce ne frega un cazzo. Ma è il caso di tutti. Io adesso sto in questi giorni un altro tizio che mi sta lasciando delle cose. Ho cercato di aiutarlo. Ma tu l'hai consigliato con i profumi e poi con che altro? Profumi, sesso e poi? Ci sono dei profumi particolarmente costosi che gli fanno dei malefici sopra. Ma non c'è alcun malefico nei profumi. Ma voi non ne capite niente di queste cose. Ma i profumi non fanno malefici. Sì, ma queste sono dei profumi costosi che sono fatti perché c'è sempre il diavolo, vuole in cambio le anime, in cambio di denaro. Anime in cambio di denaro. Approfondiremo. Il puzzo delle Lorenzo delle persone. Che cosa stai parlando? Ma io ho un'altra grazie signora Giotta, approfondiremo grazie. Non approfondiremo un cazzo di niente. Beh, ti presento una ragazza, se la posso chiamare ragazza.